Ecco qua, grazie professore Foche che è con noi anche oggi. Professore Foche, immunologo clinico. Allora, intanto grazie e auguri, perché grazie, oggi grazie, ci grazie, diamo del tuo grazie, e il tuo onomastico grazie, per questo San Francesco e grazie di grazie, essere grazie, qua. Grazie. E poi voglio fare gli auguri anche a tua moglie, grazie, perché io grazie, ti ho tolto dalla famiglia oggi, per grazie, cui auguri grazie, a tua moglie che grazie, festeggia il suo compleanno grazie, grazie, e tra un po' te lo rimando grazie a casa. Te, grazie. Allora, grazie davvero di grazie essere qua. Grazie. Professore, ci dobbiamo preoccupare? No, no, no. Diciamo che questi contagi sono dei contagi, cioè circa il 95% delle persone contagiate non sviluppa sintomi o qualcuno è paucisintomatico, ma comunque sono persone che hanno il contagio ma non sviluppano, il microfono del professore, ma non sviluppano la malattia. Quindi il 5% può sviluppare la malattia, di questo 5% soltanto una percentuale infinitesimale quasi, oserei dire, e soprattutto di una certa età potrebbe andare anche in rianimazione. Ma siamo, diciamo, in assoluta tranquillità. Diciamo, gli ospedali prendono pazienti, però dimettono anche pazienti. Quindi abbiamo un controllo assoluto clinico della situazione. Se pensiamo che, per esempio, in Lombardia ad aprile c'erano circa 1500 persone sì, in rianimazione, oggi ce ne sono 40. Però come positivi siamo ai numeri di aprile. In aumento. Rispetto però a tutta l'Europa noi siamo perfetti. Cioè abbiamo riniziato ad avere una socializzazione pressoché normale, non dico normalissima, nella normalità assoluta, però quasi nella normalità. Quindi è fuori da ogni dubbio che ci sono dei piccoli trend in salita. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo dire tutti i giorni che il comportamento deve essere un comportamento responsabile. Abbiamo le mascherine, dobbiamo mettere le mascherine, dobbiamo mantenere le distanze, dobbiamo stare attenti a lavarci le mani e dobbiamo soprattutto lavare le mani oltre che sanificarle, e dobbiamo essere attenti alla salute altrui, perché è buona norma ed è educazione civica rispettare la salute delle persone. La libertà non vuol dire libertà assoluta, faccio quello che voglio. No, bisogna la libertà rispettare. Il buon senso deve essere assolutamente. Noi abbiamo anche rispettato delle domande oggi da parte del pubblico, perché sono certo arrivate tante mail in questi giorni. Si sapeva che tu saresti venuto, per cui abbiamo davvero pronti. Beh, insomma, stiamo. Io ti devo dire che personalmente comincio invece a preoccuparmi, perché insomma i casi sono tanti e come me tante altre persone, perché lo stiamo vedendo in televisione. Vediamo cosa ha detto Zingaretti. Nicola Zingaretti ha fatto questa dichiarazione, presidente del Lazio, vediamo. Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l'obbligo delle mascherine all'aperto. Chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L'obbligo della mascherina all'aperto esclude i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina, durante l'esercizio dell'attività motoria e o sportiva. L'introduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto in tutto il territorio del Lazio è una misura di prevenzione che noi facciamo per evitare, come vogliamo evitare, di dover prendere in futuro nuovi provvedimenti addirittura più invasivi. Allora, questo è il provvedimento che ha preso il presidente Zingaretti. Beh, la mascherina io credo che sia... Che condivido. Anch'io lo condivido perfettamente in parte, cioè nel senso che è un po' irrazionale, perché se io sono da solo, eccetera, non sono vicino ad altre persone, eccetera, però è educativo, nel senso che comunque sono delle persone che non rispettano le distanze, non rispettano la mascherina anche al chiuso, eccetera. Quindi sarebbe opportuno, è stato ritenuto opportuno dire questo, cioè mettiamo la mascherina a tutti per un periodo, vediamo come va, anche se razionalmente questo potrebbe sembrare incongruo, però dobbiamo anche interpretare quello che la regione dice, dobbiamo stare attenti perché il trend è in aumento, quindi dobbiamo tenere sotto controllo certo la situazione. Però professore, tu stesso qualche giorno fa, una settimana fa, mi hai telefonato e mi hai detto: guarda Mara, io voglio assolutamente tornare, perché sono stato stanotte, ho lavorato fino a tardi, uscivo dall'ospedale,
verso l'una di notte ero a Piazza Euclide e ho visto tanti tanti giovani tutti assieme, non avevano la mascherina, non osservavano le distanze. Io mi rendo conto che questi ragazzi, era forse un sabato sera, non lo so, però insomma questi ragazzi... Beh, io abito lì, io abito lì e vedo alcune cose che non vanno bene, quindi al di là dei giovani ma anche degli adulti. Cioè alcune persone mi chiedono, ma questa qui serve? Persone istruite, colte, che hanno una certa responsabilità anche, quindi dipende molto dalla struttura della persona, come è stata educata, come si comporta come educazione civica. Al di là dei giovani, molto anche i giovani, però io non direi soltanto i giovani, cioè farei un discorso tutti molto più generale. Cioè vediamo molto questo filmato proprio per quanto riguarda la movida romana. Credo che la prevenzione sia l'unico modo per combattere un nemico del genere. L'uso obbligatorio delle mascherine è una cosa che comunque sicuramente non negativa. L'ordinanza che è passata ieri, non lo so, mi è sembrata esagerata. Non la comprendo questa ordinanza nel momento in cui sei da solo o comunque c'è veramente un distanziamento sociale. È raro vedere qualcuno senza mascherina. Sì, credo che sia uno un modo efficiente anche per rendere più consapevoli i cittadini. Siamo positivi. Speriamo che la situazione migliori. Questa situazione per me, per noi, è insostenibile. Si cerca un po' di godersi la vita per quello che si può, si cerca di godersi la normalità. Il Covid a una certa ora non va a dormire. Se i locali restano aperti dalle 23 o vengono chiusi, secondo me è indifferente. Ecco, qui rappresentiamo quello che abbiamo detto. Cioè alcuni hanno detto, sembra irrazionale, però altri hanno detto, comunque è educativo, cioè bisogna farlo. Quindi anche se qualcuno portava la mascherina sotto il naso... Tanti. Però il problema è questo, che dobbiamo ridurre il contagio. Quindi il virus non passa da persona a persona se noi non glielo permettiamo. Quindi bisogna fare un certo lockdown dinamico. Cioè dobbiamo fare in modo che ci siano delle barriere rispetto al contagio del virus, al passaggio del virus da persona a persona. Quindi dobbiamo evitare che la carica socialmente espressa, quindi l'entropia sociale del virus, sia ridotta. Solo in questo modo noi abbiamo le sindromi, qualora ci fossero, molto blande e improbabili contagi, perché se noi indossiamo la mascherina sistematicamente, il contagio non avviene. Quindi dobbiamo essere certi di questo. Per cui anche se noi stiamo 5 ore nella stessa stanza con un'altra persona, con la distanza giusta, con le mascherine giuste, noi non ci contagiamo. Quindi dobbiamo essere certi di questo. Una persona... Se abbiamo la mascherina, noi... Non contagiamo. Non... Allora noi dobbiamo... Anche con questo tipo di mascherine che i miei ragazzi qui hanno... Anche con le mascherine chirurgiche, ci sono varie mascherine. Ci sono varie mascherine. Anche con noi usiamo, ecco qua, noi usiamo... In questo modo, che c'è la distanza giustissima... Sì. Questa è una distanza giusta, in questo modo noi non abbiamo contagi. Anche se qualcuno fosse positivo, esatto. Serve proprio a questo. Siccome noi abbiamo degli asintomatici, questi asintomatici più o meno si dividono in 4 gruppi, l'asintomatico con una bassissima carica non contagia. L'asintomatico che si è appena contagiato e dopo 2-3 giorni aumenta la sua carica ed è presintomatico, quindi dopo 2 o 3 giorni può diventare sintomatico, quella persona può contagiare, dopo 48-72 ore inizia a poter contagiare. Per quanti giorni? Può contagiare per un periodo anche di 7-10 giorni, dopodiché se questo avviene per 5-6-7 giorni e noi abbiamo indossato regolarmente la mascherina, anche se siamo in contatto con altre persone non contagiamo. Se siamo a distanza, se portiamo la mascherina e siamo contagiosi, non contagiamo. È proprio questa la differenza. Quindi dopo 10-14 giorni potremmo anche ridurre questa quarantena così lunga, eccetera. Quindi avremmo modo di poter valutare questo, poi le autorità decideranno questo. Però in termini scientifici succede questo. Poi c'è il giovane adulto con un buon sistema immunitario, che ha una carica alta, non sente assolutamente nulla, potrebbe essere contagioso. L'altra persona che al termine
dei 7-10 giorni dopo essere stato contagioso per un periodo, non è più contagioso, anche se il tampone è positivo, ci possono essere dei pezzettini di virus morto, non rilevano assolutamente nulla, rilevano uno o due antigeni, a volte un antigene solo, un piccolo antigene, quella persona non è più contagiosa. Quindi nell'ambito, nel panorama di questi asintomatici, ci sono delle persone che contagiano ed altre no. Ma se noi indossiamo regolarmente la mascherina, anche il contagioso non contaggia. Insomma, quindi bisogna mettere questa mascherina. Ecco, bisogna mettere la mascherina, lavarsi le mani, tutto quello che stiamo dicendo per mesi. Certamente c'è stato un momento, qualche settimana, dove noi abbiamo sperato che questo virus se ne fosse andato, si fosse indebolito, e invece vedi che questo virus è qua e dovremmo convivere, mi sa, perché tanti questo virus nella filogenesi non è cambiato, quindi è sempre lo stesso, aggressivo, però, uguale, però dipende dalla carica e dal sistema immunitario che incontra. Può incontrare un buon sistema immunitario con una carica che non è altissima, quindi non è aggressivo. Dipende anche dal comportamento, cioè se noi siamo tre persone e incontriamo una banda di delinquenti, probabilmente il nostro, diciamo, fare è un po' diverso da quello di incontrare altre persone che non sono così. Ecco, è la stessa cosa che ha l'effetto virus, cioè nel senso, se la carica non è altissima, il nostro sistema immunitario con l'immunità innata lo combatte bene. Ci sono delle persone che purtroppo noi vediamo, per esempio, abbiamo visto che ci sono delle persone anziane sopra gli 80 anni, eccetera, che possono avere più fragilità. Hanno più fragilità perché anche il loro sistema immunitario è un po' invecchiato. Ci sono delle cellule che sia quantitativamente che qualitativamente, dei linfociti T, che si riducono, per cui non combattono bene il virus. Insieme al sistema immunitario si riduce anche le performance d'organo, quindi anche il polmone non è così efficiente, anche il rene non è così efficiente, anche il fegato non è così efficiente, ma soprattutto anche il cuore non è così efficiente. Quindi ci sono delle condizioni di usura d'organo che insieme alla riduzione qualitativa e quantitativa del sistema immunitario, soprattutto nelle citochine interferoniche, negli interferoni, non parlare di riducono, che non ci capisco niente. Sono delle molecole del sistema immunitario che si riducono nella loro efficienza, e questa loro efficienza, riducendo, comporta una malattia che potrebbe essere più aggressiva. Ho capito. Quindi il soggetto anziano è ridotto nelle sue performance d'organo e del sistema immunitario, e questa condizione di fragilità induce il virus ad essere più aggressivo. Certo. Se invece una persona giovane ha vediamo le domande. Perché non vorrei anticipare qualche domanda. Prego. Allora vediamo in grafica le 5 domande, perché ne sono arrivate tantissime per lei, ma noi ne abbiamo scelte 5 che a nostro parere sono le più importanti. Perché i contagi sono di nuovo in aumento? Questo l'abbiamo già anticipato. Abbiamo già detto prima, questo. L'abbiamo già detto. La socializzazione è tornata nella normalità, quindi è normale che ci sia un aumento, eccetera. Dobbiamo fare in modo che però questa socializzazione sia nella normalità, ma attenta, responsabile, perché altrimenti potrebbe andare incontro a un aumento dei contagi, e questo non va bene. Ancora anche se la malattia fosse una malattia meno aggressiva, perché ci sono le condizioni sia dei clinici che oggi hanno visto bene com'è la malattia, sanno come curarla, introducono delle strategie. Però dicono che ancora non c'è la terapia. Non c'è una terapia, però come abbiamo detto intanto stanno per arrivare gli anticorpi monoclonali, sono stati utilizzati anche, come abbiamo visto, come è stato detto, su Trump per esempio. Trump stanno curando con quel farmaco, se ne è parlato tanto. Con il rendesevir, con il cortisone, ma anche ha utilizzato, da quello che ho ascoltato, 8 grammi di anticorpi monoclonali. Questi anticorpi che hanno, indipendentemente dalla sindrome Covid-19, dall'infezione al virus SARS-CoV-2, in realtà sono stati utilizzati nelle malattie neoplastiche, nelle malattie autoimmuni, che hanno trasformato e funziona. Seconda domanda.
perché è così difficile trovare il vaccino anti-influenzale in farmacia. Allora, beh, diciamo che la vaccinazione di massa... Vaccinazione, induce... questa dovrebbe essere obbligatoria per tutti, no? Mi pare che l'invito... Questa è una vaccinazione di massa. Allora, quindi... professore, non solo quelli, perché si parlava anche dell'obbligo del vaccino anti-influenzale sopra i 60 anni, 65 anni. No, 65 anni. Invece è consigliato a tutti. È consigliato gli adulti. Per due motivi semplicissimi. Uno, perché anche un paziente asintomatico, ma con il virus, se viene infettato al virus influenzale, potrebbe cambiare la prognosi, cioè aggravare una malattia, quindi avere una malattia importante. Sovrapporre, cioè queste overlap syndrome, queste sindromi da sovrapposizione, che possono essere da sindrome Covid-19, da sindrome influenzale, possono diventare una malattia seria, anche nell'individuo giovane. Per cui da per quanti cui... anni... Lei consiglia... Ma da 6 mesi in su, io direi. Ah, da... Sì, da bambini. Per sì, però sì. Peccato che non si trovi il vaccino, perché ecco, io sono questo, andata però, alla mia farmacia... Massa, e la vaccinazione detto... di massa induce questo, cioè induce un discomfort di approvvigionamento, però piano piano ci si arriverà. Da metà ottobre, no? Dopo il 15 ottobre. Dopo il 15 di ottobre. Per cui è consigliato. I tempi giusti più sono o meno dopo il 15. Quello, però insomma bisogna farlo. Bisogna farlo. Bisogna farlo. Anche il vaccino antipneumococcico per le persone di una certa età, gli splenectomizzati, cioè quelli senza milza, e le persone, se non l'hanno già fatto, perché molti l'hanno già fatto, gli ematologi. Sarebbe questo per le polmoniti? Per le polmoniti. Per le polmoniti. Esatto, ma anche per le meningiti pneumococciche, certo, cioè certo. Sono delle... Quindi si dice per la polmonite, ma e c'è una malattia pneumococcica. Non ci sono controindicazioni? Non ci assolutamente sono controindicazioni. No, assolutamente. Terza domanda per il professor Le Foche. Si può rafforzare il sistema immunitario? Lei ce ne ha parlato. È una cosa molto importante questa, una bellissima domanda. Grazie per aver selezionato questa domanda qui, perché è importante. Allora, se il sistema immunitario funziona, non ha la necessità di essere rafforzato. Quindi tutto quello che noi mettiamo in più, eccetera, non serve. Dobbiamo avere un buon equilibrio di, diciamo... ionico, di vitamine, eccetera. Ma la cosa più importante è non fumare, perché il fumo induce un'attivazione di molecole infiammatorie che riducono l'attività del sistema immunitario, ma soprattutto riducono l'attività del sistema immunitario polmonare, perché il tabagismo cronico comporta, ma soprattutto la combustione comporta del tabacco con la carta, eccetera, comporta un disorientamento del sistema immunitario del polmone, perché le ciglia del polmone non funzionano certo. bene, perché proprio le IgA di secrezione non funzionano insomma, più bene. Non fumare. Cioè, non fumare. L'altro è il peso forma. È importante mantenere un peso forma. Perché? Perché il tessuto grasso è un tessuto, anche soprattutto quello viscerale, è un tessuto infiammatorio. Quindi anche quello comporta un disorientamento del sistema immunitario, ma Il grasso comporta anche delle malattie metaboliche, come il diabete, come altre patologie sì. metaboliche, che possono comunque indurre un disorientamento del sistema immunitario. Quindi ci sono delle alimentazione condizioni. Corretta. L'alimentazione corretta deve prevedere anche abbastanza frutta, cioè almeno una variabilità di 4-5 frutti diversi se si fa nella colazione, eccetera, e un movimento fisico. Dobbiamo avere almeno una mezz'oretta di tempo giornaliero per essere attenti al nostro tono muscolare, al nostro, diciamo, al movimento cardiotonico. Per basta cui anche tutto una camminata. Questo, anche una camminata, certo. Tutto questo può comporta un miglioramento del sistema immunitario. Tre cose fondamentali: non fumare, corretta alimentazione, chiamiamola così. Peso forma, per cui ci vuole un'alimentazione corretta. E movimento, che sono tre cose molto semplici. Sono fondamentali, ma però semplici. Possono essere così però importanti. Sono fondamentali, perché noi quello che vediamo adesso, le prognosi anche a volte che non vanno benissimo nella sindrome Covid-19, sono per esempio nell'obeso, in chi ha un disorientamento del sistema immunitario. Certo. Abbiamo detto che nell'individuo anziano c'è una riduzione di alcune molecole del sistema immunitario, come gli interferoni, ma ci sono anche delle patologie che il soggetto potrebbe non conoscere, ma
potrebbe avere un deficit genetico di queste molecole. È stato molto chiaro. E quindi potrebbero andare incontro alla stessa patologia, può essere andare incontro nell'anziano. Quindi queste due cose sono fondamentali. Quindi il sistema immunitario deve essere all'altezza della situazione, rispondere bene, perché abbiamo un sistema innato importante e un sistema adattativo anche importante. Quindi la cosa importante è questa, ma la cosa fondamentale è anche... Prego, prego. Andiamo avanti. Altra domanda, ne abbiamo altre due? Perché gli uomini si ammalano più delle donne? Ecco, questo... I pediatri sanno perfettamente che il bambino maschio ammala più della femmina, della bambina. Della piccolina. E questo avviene proprio, continua ad essere così, nella filogenesi è stato sempre così. Il sistema immunitario della donna è un sistema molto aggressivo. È un sistema che risponde perfettamente, forse perché la donna ha il ciclo mensile che deve cambiare necessariamente, a livello ormonale ci sono delle diciamo, condizioni particolari che migliorano, soprattutto gli estrogeni migliorano il sistema immunitario e quindi ha un sistema innato, parlavamo proprio di questi interferoni ma anche dei linfociti T, molto pronti. Questa condizione, che è una condizione probabilmente data dal fatto che la donna riesce, dà la vita. Vabbè, la insomma, donna siamo fortunati, un po' più fortunati in questo caso. Senta, professore, abbiamo due minuti. Lei se l'è preso il Covid? No, io non ho preso il Covid. No, non ho preso. Lei come fa? Mascherina? Perché lei lavora in un ospedale, esatto, no? Io applico le regole in modo progressivamente. Quindi la mascherina, in ospedale metto la mascherina idonea per quello che devo fare, fuori metto la mascherina quella chirurgica, se sono in condizioni particolari metto la mascherina FFP2, però il mio comportamento è un comportamento che proprio cerco esemplare. Cerco di essere onestamente, esemplare. Lei ha mai avuto paura? No, non ho. Glielo dico in modo molto... Franco, no? Ecco, sua moglie, la sua famiglia, i suoi figli, no? Nei confronti di un uomo che fa un lavoro dove si espone tanto. Beh, mia moglie fa la stessa cosa, quindi lei abbiamo lei visto quanti medici si sono ammalati, ahimè, purtroppo, no? Per aiutare gli altri. Ecco, però se sua moglie fa lo stesso mestiere, penso che equivalga per tutti e due, voglio forse dire. Forse lo fa più di me. per cui sì, no, noi non abbiamo mai avuto questo timore, diciamo, anche i bambini sono abbastanza sereni, i ragazzi sono sereni, quindi non ho visto una tensione su questo aspetto. Diciamo. Per quanto riguarda i bambini, dai 6 anni in su devono usare la mascherina, i più piccoli no. Perché i più piccoli no? Ma guarda, in termini generali c'è un'idiosincrasia, tendono a toglierla, eccetera, sono proprio idiosincrasi, c'è la mascherina. Disciplinarli eccessivamente, ma poi hanno un ottimo sistema immunitario e sono protetti. Normalmente contagiano poco perché hanno solo nel rinofaringe, ma è una carica che non è ad alta contagiosità. Se le dico sì, andrà tutto bene, perché io ho avuto un po' una spiata, lei non me lo vuole dire, tu non me lo vuoi dire, qua ci diamo del tu del lei, ma sì, andrà tutto bene, è il titolo di un libro online che lei, qua... Con la Mondadori PM sì, abbiamo fatto una specie di online questo andrà tutto bene, perché diamo su un pamphlet di articoli che io ho diciamo scritto insieme a Giancarlo Dotto, che è una specie di giornalista, ma non è un giornalista, lui è un fuoriserie, cioè va oltre, per cui è un giornalista, scrittore, eccetera. Abbiamo fatto questo pamphlet, diciamo, di articoli che cerca di dare, al di là di questa comunicazione che è stata a volte un po' caotica, eccetera, con lo scritto cerca di dare delle direttive di uscita. Io sono d'accordo molto con il ministro Speranza, che ha detto aspettiamo 6 mesi, dobbiamo attendere 6 mesi, dobbiamo essere cauti per questi, dobbiamo giocare in difesa questi 6 mesi con attenzione estrema, però poi ci sono delle strade di uscita. Andrà tutto bene, quindi, allora sì, professore Foche, andrà tutto bene, è importante questo seguire tutti i consigli che lei ha dato, lei è stato fondamentale in questi mesi per me e per il pubblico da casa. Grazie professor Le Foche, grazie davvero, grazie. Pubblicità e buon onomastico, grazie. Francesco, grazie infine, grazie.